uomo di 47 anni è morto nelle prime ore del mattino davanti all'ospedale. Nel pomeriggio di ieri si era recato al pronto soccorso, ma si era allontanato prima della visita. 5 persone in manette per tangente e turbativa d'asta si erano aggiudicate un appalto per la realizzazione di un impianto di energia fotovoltaica nell'area del Nuorese. Pubblicato il rapporto sul lavoro precariato, l'isola prima in Italia per incremento dei contratti di apprendistato, ma scoraggiare gli imprenditori e il cuneo fiscale. Edizione serale del TG di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura lo avete sentito dagli strilli del nostro sommario, partiamo dalla cronaca. Lo trovano alle prime ore del mattino in fin di vita vicino all'ospedale, muore subito dopo un arresto cardiaco. L'uomo era stato al pronto soccorso nel pomeriggio di ieri, ma era stato giudicato non grave. Lasciato in attesa per alcune ore, non si è presentato quando è arrivato il suo turno. Sentiamo la cronaca di Sandra Sanna. Aveva 47 anni, l'uomo trovato privo di conoscenza davanti all'ospedale civile questa notte intorno alle 5 e deceduto poco dopo al pronto soccorso per un arresto cardiaco. Massimiliano Cabizzoso si era presentato al pronto soccorso nel pomeriggio di ieri alle 19.46 lamentando forti dolori addominali. Il personale della citazione aveva quindi assegnato al suo caso un codice verde, lasciando passare altre urgenze. Quando era arrivato il suo turno alle 22.24, l'uomo non si è presentato. E quanto si legge in una nota diffusa dal direttore del pronto soccorso Mario Oppes. La stessa persona è stata poi trovata dal personale del 118 nel perimetro dell'ospedale, in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici della Santissima Annunziata non hanno potuto far altro che constatarne il decesso poco dopo le 5 del mattino. Massimiliano Cabizzoso era stato visitato dai medici dell'unità operativa per ben 6 volte nell'ultima settimana, ma i sintomi erano sempre stati ritenuti non preoccupanti. Ancora cronaca, 5 persone, tra questi l'ex amministratore unico di un ente pubblico della regione, sono finite in manette per tangenti e turbativa d'asta in un bando per la realizzazione di un impianto ad energia alternativa nell'area industriale di Nuoro. Sentiamo. La Guardia di Finanza di Cagliari ha arrestato 5 persone per corruzione, tra queste l'ex amministratore unico di un ente pubblico della regione. Le ordinanze di custodia cautelare messe al giudice delle indagini preliminari del giudice di Cagliari sono state eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria nelle province di Cagliari, Nuoro, Forlì e Modena. Si tratta di un episodio di corruzione che ha portato agli arresti domiciliari, oltre all'allora amministratore unico di un ente pubblico sardo, il dirigente di un consorzio di cooperative con sede a Bologna, l'amministratore di una cooperativa di Forlì, un ingegnere e un intermediario. L'operazione ha consentito di accertare che in una procedura di gara per la progettazione e l'esecuzione di un impianto di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Nuoro, per un importo complessivo a base d'asta di 9,5 milioni di euro, vi era stata turbativa nelle modalità di indizione del bando e dagli incontri tra gli indagati è emerso che è stata pagata una tangente di 89.000 euro all'ex amministratore dell'ente pubblico. L'attività investigativa delle Fiamme Gialle si è basata su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e sull'acquisizione di documenti e dichiarazioni testimoniali. Da tutto ciò è emerso che la tangente era il pagamento della prima tranche di una somma promessa di 135.000 euro e che sarebbe stata poi spartita tra l'amministratore, un professionista e un intermediario che ha ricoperto un ruolo determinante nell'intera operazione. Lasciamo la cronaca e parliamo di giovani e lavoro. L'isola al primo posto per incremento di contratti di apprendistato, lo dice il rapporto sul lavoro e precariato realizzato dall'Osservatorio per le micro e piccole imprese di Confartigianato. Nei primi 5 mesi del 2017 gli assunti con questo contratto sono stati ben 923, ma il cuneo fiscale al 47,8% sul costo del lavoro scoraggia imprenditori e lavoratori. Sentiamo. L'isola prima in Italia nel contratto di apprendistato che prepara i giovani al lavoro. Volano le assunzioni under 30 in Sardegna con più 56,2% rispetto al 2016. Nei primi 5 mesi del 2017 gli assunti con questo contratto sono stati ben 923, numeri che mettono l'isola al primo posto in Italia per incremento. Il risultato emerge dal rapporto sul lavoro e precariato realizzato dall'Osservatorio per le micro e piccole imprese di Confartigianato Imprese Sardegna su fonte INPS, dal quale si capisce anche come l'apprendistato regionale sia stato caratterizzato da 529 assunzioni
assunzioni nel 2015 e 591 nel 2016, con una crescita dell'11,7%. Ma i numeri sull'occupazione giovanile in Sardegna dicono anche come nel 2016 si siano contati 105.000 occupati tra i 24 e i 35 anni, 91.000 in meno rispetto al 2006, anno in cui se ne contavano 196.000, e 9.000 in meno rispetto all'anno precedente, il 2015, anno in cui se ne contavano 114.000. Rispetto a 10 anni fa, nel 2016 era stato elevato il tasso di disoccupazione, 42%, più alto di 18,7 punti rispetto a quello registrato nel 2006, 23,4, e la quota di net giovani che non studiano e non lavorano, 24,2%, maggiore di 6,3 punti rispetto alla quota rilevata nel 2006. Dal 2014 è nata un'inversione di tendenza della dinamica del tasso di disoccupazione del peso dei net. Il primo rispetto a 3 anni fa risulta inferiore di 2,2 punti e il secondo di 3,7 punti. Ma secondo Confartigianato resta un problema. Il cuneo fiscale al 47,8% sul costo del lavoro scoraggia imprenditori e lavoratori. E una decina di giorni fa si era registrato nel quartiere di Sant'Orsola un episodio vandalico ai danni di una villetta nella quale era prevista l'accoglienza di alcuni rifugiati. Un progetto SPRAR curato dal gruppo Umana Solidarietà, strutturato in 5 abitazioni a Sassari. Ieri sera l'amministrazione comunale ha incontrato gli abitanti del quartiere per illustrare i programmi che prevedono l'inserimento di 31 ragazzi in città. Ci racconta tutto Luca Fodai. Un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ieri sera il Salone Parrocchiale di Sant'Orsola ha visto il sindaco Nicola Sanna, il prefetto Giuseppe Marani, l'assessore alle politiche sociali Monica Spanedda e la coordinatrice regionale dei progetti SPRAR GUS Katia Luciani spiegare non solo agli abitanti del quartiere il percorso studiato per i 31 ragazzi che saranno ospitati in città in piccoli gruppi sistemati in appartamenti che favoriscano l'inserimento sociale. Il comune di Sassari si è infatti aggiudicato 450.000 euro annui del Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Ciascun beneficiario lavora ad un progetto individualizzato insieme all'equipe, che è formata da un'equipe multiprofessionale, per cui per ciascuna persona, sia essa appunto un ragazzo, una ragazza, viene immaginato insieme all'equipe un percorso di integrazione. Il GUS, Gruppo Umana Solidarietà, in Sardegna è attivo a Cagliari, Alghero, Capoterra, Porto Torres, Euta e Villa Simius. Adesso la collaborazione con il Comune di Sassari nel nuovo progetto SPRAR. Nell'ottica di un'accoglienza diffusa sono stati siglati 5 contratti di locazione con privati che hanno messo a disposizione le proprie case. Gli appartamenti sono in diversi quartieri di Sassari. A Sant'Orsola però il proprietario, che inizialmente aveva dato la disponibilità, ha fatto un passo indietro a seguito di episodi vandalici accaduti una decina di giorni fa. Questo non significa comunque che a Sant'Orsola non sarà trovata un'altra casa per il progetto. Tra i relatori anche il presidente del comitato di quartiere Francesco Piras. All'incontro non sono mancati i toni accesi, nonché le critiche all'amministrazione comunale, tra cui quelle di Casa Pound, ma tante le voci favorevoli all'iniziativa. Un'occasione di confronto che ci ha consentito anche di capire quali sono le difficoltà nell'accoglienza e che sfide dobbiamo intraprendere e che dobbiamo soprattutto vincere. Incontro istituzionale ieri a Sassari per la rete metropolitana del Nord Sardegna. L'assessore Paci ha parlato di capitale umano, innovazione, ambiente, cultura e identità come punti di forza per uscire dalla crisi. Sentiamo. Si è riunito ieri a Palazzo Ex Infermeria San Pietro a Sassari il tavolo della rete metropolitana del Nord Sardegna, al quale si sono seduti Raffaele Paci, assessore regionale della programmazione e bilancio, i sindaci dei comuni che fanno parte della rete, Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Senno, Risorso, Stintino e Valle Doria, e gli assessori regionali dell'industria e della difesa dell'ambiente, Maria Grazia Piras e Donatella Spano. Tavolo nel quale sono stati elaborati 4 obiettivi strategici: rinnovare lo sviluppo socio-economico favorendo la competitività delle imprese e la coesione sociale, promuovere un modello di sviluppo del territorio coerente con gli impegni assunti con le intese istituzionali e con i protocolli d'intesa, rafforzare la dotazione infrastrutturale e l'accessibilità, migliorare la qualità della vita e sostenere l'inclusione sociale. La rete rappresenta l'opportunità di sviluppo di un intero territorio, di un'area complessa che presenta caratteristiche simili a quelle delle aree metropolitane, ha dichiarato Nicola Sanna. Il Nord-Ovest mostra segnali di ripresa, punta a individuare elementi strategici di sviluppo e questo incontro è un primo passo nel dialogo con la regione. Internazionalizzazione, destagionalizzazione turistica, digitalizzazione sono le parole chiave sottolineate dai rappresentanti del mondo imprenditoriale. I sindaci hanno posto invece l'accento sullo sviluppo del porto, dell'aeroporto, sulla viabilità, la chimica verde, sul turismo culturale, sull'agroalimentare e sulle aree marine protette.
Capitale umano, innovazione, ambiente, cultura e identità, sottolineato Paci in chiusura del tavolo, sono i quattro settori, i nostri punti di forza, che ci aiuteranno a uscire dalla crisi. Tra la pagina di cultura, il gremio dei Fabbri ha da qualche giorno il suo presidente Gianfranco Poddi, che da 30 anni nell'antica corporazione, di cui diverse volte è stato anche ovriere maggiore. La nuova carica è prevista dallo statuto, recentemente rivisitato. Vediamo. Nei giorni scorsi il gremio dei Fabbri ha eletto il proprio presidente. È Gianfranco Poddi, che da 30 anni membro del sodalizio e più volte ovriere maggiore. Lo statuto dell'antica corporazione è stato recentemente aggiornato con alcune novità relative a finalità e organizzazione, sempre nel solco dei documenti statutari precedenti. È stato così inserito il riferimento specifico alla valorizzazione dell'antico mestiere del fabbro, nella consapevolezza che i gremi debbano riallacciare i rapporti con la dimensione produttiva e lavorativa del territorio, seppur con differenti funzioni e prospettive rispetto al passato. Tra gli obiettivi previsti dalla modifica statutaria c'è inoltre la collaborazione con gli altri gremi, in linea con lo spirito dell'intergremio, e con le istituzioni. Il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità che l'UNESCO ha attribuito alla Faradda ha inoltre stimolato i Fabbri a prevedere la promozione di attività culturali, scientifiche e divulgative volte alla valorizzazione delle tradizioni gremiali e della discesa dei candelieri. Tra le novità di carattere organizzativo, l'introduzione della carica di presidente, da sempre prerogativa dell'ovriere maggiore, una scelta effettuata per uniformarsi alla maggior parte delle altre corporazioni cittadine, senza perdere le caratteristiche del gremio e senza intaccare le funzioni da sempre riconosciute alle proprie cariche sociali. Ed ora parliamo di università, nuovo percorso formativo che l'Ateneo di Sassari ha attivato, primo a livello nazionale nell'anno accademico 2016-2017. Si tratta di un corso di laurea in sicurezza e cooperazione internazionale. Presente all'inaugurazione del corso l'autoressa Laura Frigenti, direttrice dell'Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo. Il servizio di Mauro Fancello e Argentino Tellini. Un corso di laurea in sicurezza e cooperazione internazionale, quello che l'Università di Sassari ha attivato, prima a livello nazionale, nell'anno accademico 2016-2017. Il corso si propone di formare esperti capaci di esercitare funzioni operative, direzione e controllo in ambito internazionale nei contesti di sicurezza ambientale, alimentare e sanitaria. Una nuova opportunità per i nostri giovani. Coordinatore del corso, il professor Quirigo Migheli. Un corso di laurea importante, una grande soddisfazione per lei. Una grande soddisfazione. Noi abbiamo cercato di creare un percorso per formare dei ragazzi che potessero lavorare nell'ambito dei contesti internazionali e quindi avessero anche capacità tecniche, oltre che culturali, adeguate per la loro futura impiego nella cooperazione internazionale, nei contesti di emergenza, sicurezza alimentare, sicurezza sanitaria, sicurezza anche protezione dei beni culturali. Per fare questo è stato necessario collaborare e mettere insieme a sistema competenze di quasi tutti i dipartimenti dell'Ateneo di Sassari. Ospite d'eccezione la dottoressa Laura Frigenti, direttrice dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. È una cosa che ci sembra mancava ed è un corso che sistematizza quelle che sono le varie parti tecniche relative alle attività di cooperazione e lo sviluppo e quindi fa sì che queste persone, una volta che hanno l'opportunità di poter lavorare sul terreno direttamente coinvolte nelle attività di un progetto, siano poi effettivamente in grado di poter svolgere quelle funzioni di coordinamento tecnico delle attività operative, quindi non soltanto amministrative, che a nostro avviso è molto importante. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva, in primo piano il basket. Nonostante le assenze, la Dinamo batte Cantù nell'esordio stagionale del campionato NBA 90-76, il finale per i bianco-blu di coach Pasquini, che a fine gara fa una piccola analisi al microfono di Ico Ribicheso, che ha sentito anche Achille Polonara e Marco Spissu, autori di Una buona prova. Sentiamo. La Dinamo Banco di Sardegna porta a casa la prima vittoria in campionato contro Cantù. Ancora a lavorare aspettando il rientro degli infortuni. A fine gara l'analisi di coach Pasquini e le impressioni di Achille Polonara e Marco Spissu. Loro sono stati molto bravi a reggere non mollando un centimetro. Noi siamo rimasti a difesa a uomo perché volevo tenere la zona per il secondo tempo, perché volevamo fare una cosa a sorpresa. Quindi siamo arrivati all'intervallo non contenti della nostra difesa perché stavano segnando facile, però
c'era una problematica a livello di rotazioni che secondo me era evidente. Poi nel secondo tempo, giocando con i due piccolini insieme, che è un po' quello che noi vorremmo fare nel momento in cui recuperano Acer e Banford, e alternando uomo e zona, siamo stati molto bravi, abbiamo fatto un terzo quarto molto importante, poi abbiamo amministrato. Sì, no, è stata una grande emozione per me oggi giocare qui, perché comunque era la prima giornata di campionato, perché era la prima partita davanti a 5.000 persone, quindi sono stato molto contento che si è conclusa con una bella vittoria. È sempre bello, ecco, tornare al palazzetto è qualcosa di fantastico. Penso che tutta la gente mi ha visto piccolino crescere in quel palazzetto, quindi vedermi giocare adesso in questa squadra è anche, magari anche per loro, un motivo di orgoglio, ecco, un sassarese che ci riesce. Quanta emozione, Marco? Tantissima, ovviamente tanta, però ecco, stiamo coi piedi per terra, abbiamo vinto solo una partita, solo martedì si pensa a Torino. Ed ora il calcio, terza giornata di eccellenza, la Torres fa sua la gara, ma non il risultato. Contro il Calangianus termina 0-0. Cesare Donati. Tanta Torres in fase di manovra, ma il gol non arriva. Nemmeno su due penalti concessi nei primi 15 minuti ed entrambi falliti. In una gara dominata per larghissimi tratti sul piano del gioco, i rossoblù si devono mangiare le mani per la vittoria sfumata. La cronaca inizia dopo 6 minuti. Cocco, servito bene in profondità da Juvelcourt alla sua prima gara in rossoblù, viene atterrato in area da Capitan Guri. Calcio di rigore ineccepibile, concesso dal signor Satta di Ozieri. Dal dischetto va proprio Cocco, che però calcia alto sulla traversa. La Torres prende il controllo della gara e sembra in grado di sopperire a questo errore grazie ad una manovra avvolgente che sfrutta la velocità sulle fasce. Dopo una serie di tentativi non troppo incisivi, al 23esimo si presenta la seconda grande occasione della partita. Su un lancio in avanti c'è un colpo di testa di Cugini all'indietro, sul pallone in aria si avventa Diouf, che anticipa Brundu e poi viene steso. Secondo penalty su cui non ci sono dubbi, questa volta dal dischetto va Juvelcourt, ma il pallone si stampa sul palo salvando ancora la porta ospite. La ripresa si apre con il palo di Juvelcourt di testa e poi arrivano i primi cambi. Il tempo scorre e il gol non arriva, alimentando la frenesia nei rossoblù e la speranza nella squadra ospite di poter uscire indenne da questa partita. A nulla servono gli ultimi tentativi e la superiorità numerica nel recupero per le due espulsioni di Cugini e del portiere Brundu. Termina 0-0, un risultato che certamente non rispecchia l'andamento della partita, che non era quello sperato e che fa felici solo gli ospiti. Queste le parole del mister Cirinà al termine della gara. Sono due punti che lasciamo per strada, dovevamo essere più lucidi e spero che questo schiaffo faccia bene a tutti. L'arte marziale italiana è da sempre riconosciuta come un caposaldo nell'evoluzione dei combattimenti all'arma bianca. Si è svolto al Budokan di Sorso uno stage tenuto dal maestro d'armi della Nova Scrimia Graziano Galvani, dedicato ai nuovi istruttori. Sentiamo. I vecchi codici della Nova Scrimia in uno stage del maestro Graziano Galvani, al servizio dei nuovi istruttori dell'antica arte marziale italiana. Un grande interesse nei confronti della tradizione marziale italiana. In particolare qui in Sardegna c'è un gruppo unito, operoso e che ha a cuore proprio la tradizione marziale italiana. Ormai sono molto più che 10 anni che siamo qui in Sardegna, stiamo facendo un ottimo lavoro, c'è tanto da fare nel recupero della tradizione marziale italiana, però ecco, ci sono tutte le premesse per lavorare non bene ma più che bene. Spesso le arti marziali ci portano in giro per il mondo, imparare linguaggi diversi. Qui invece abbiamo fatto ritorno a casa, lavoriamo su dei trattati antichi, lavoriamo sulla sperimentazione soprattutto, sulla scherma che ancora esiste, quella diciamo più classica. Però ecco, il lavoro a 360 gradi, dove si spazia dal lavoro con le armi corte, le armi bianche, le spade, i pugnali, fino ai giorni nostri con delle tecniche di difesa personale vere e proprie in cui la tradizione antica si rivela fondamentale. In realtà abbiamo, oltre che questo, abbiamo riportato in luce quelli che sono i protocolli di difesa personale anche femminili. Io avevamo protocollo primo vivere, quindi tutto il lavoro sulla difesa personale femminile, però diciamo così, visto in luce moderna con quelle che sono le nuove innovazioni psicopedagogiche di insegnamento proprio della difesa personale.
Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifi-tv.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 50-12. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, ora spazio alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos. L'appuntamento con il telegiornale invece per domani, come sempre, alle 19.45. Io vi aspetto, vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.